Allora, prendete per piacere il foglio relativo alla preghiera. Ci alziamo in piedi e incominciamo proprio con questa preghiera di invocazione allo Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Tutti insieme lentamente. Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Accendi in noi quello stesso fuoco che ardeva nel cuore di Gesù, mentre egli parlava del regno di Dio. Fa che questo fuoco si comunichi a noi così come si comunicò ai discepoli di Emmaus. Fa che non ci lasciamo tanto soverchiare o turbare dalla moltitudine delle parole, ma che dietro di esse cerchiamo quel fuoco che si comunica e infiamma i nostri cuori. Tu solo, Spirito Santo, puoi accenderlo, e a te dunque rivolgiamo la nostra debolezza, la nostra povertà, il nostro cuore spento, perché tu lo riaccenda del calore, della santità della vita, della forza del regno. Ravviva e nutri la nostra fede, il nostro spirito. Donaci leggerezza, agilità, serenità di cuore, perché possiamo, con animo quieto e silenzioso, ascoltare le meraviglie della tua parola e annunciarle fino ai confini del mondo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Mentre invece la preghiera, potete sedervi, la preghiera del Salmo la faremo al termine dell'incontro. Permettete che incominciamo con qualche precisazione preliminare. Allora, innanzitutto, ecco che noi abitualmente parliamo di Bibbia o Sacra Scrittura. E anche questo corso si intitola Introduzione alla Bibbia. Dobbiamo fare però una precisazione. Intendiamo, anche se non l'abbiamo scritto, Bibbia cristiana. E qualcuno potrebbe dire: ma perché? Quante Bibbie esistono? Di per sé ne esistono due, per il fatto che c'è la Bibbia ebraica e c'è la Bibbia cristiana. La differenza tra le due Bibbie o Sacra Scrittura è costituita dal fatto che la Bibbia ebraica, ecco, si ferma a tutta la storia della salvezza prima di Cristo. Perché, diciamo così, la fede ebraica nella sua complessità non ha accolto Gesù Cristo, non lo riconosce appunto come il Messia, come il Figlio di Dio. E quindi la Bibbia ebraica praticamente va dalla Genesi e fino, anche se non tutti gli ebrei accettano, fino al libro del Siracide, al libro della Sapienza. Non vi dico adesso per quale motivo non tutti l'accettano, o meglio, semplicemente perché sono stati scritti in greco. Invece, ecco che i testi sacri del popolo ebraico, secondo gli ebrei più ortodossi, sono quelli scritti appunto in ebraico. Va bene? Dico questo perché esattamente domenica, dopo che abbiamo dato l'avviso che avremo incominciato questo corso di introduzione alla Bibbia, ho sentito una signora che uscendo di messa mi dice: guardi, io leggo volentieri il Vangelo, ma la Bibbia non la capisco. Allora,
quando parliamo di Bibbia cristiana, ecco che intendiamo la Bibbia ebraica più l'aggiunta di tutto quel complesso degli scritti sacri che fanno riferimento a Gesù come avvenimento già compiuto. In altri termini, come potete vedere scritto, a differenza della Bibbia ebraica, la Bibbia cristiana si compone di Antico Testamento e Nuovo Testamento. È evidente è che gli ebrei non è che chiamino la propria Bibbia Antico Testamento, loro dicono la nostra Bibbia, anche se coincide praticamente con il nostro Antico Testamento, sia pure con qualche ritocco. Questa è una prima precisazione. Quindi noi parliamo di Bibbia, ma intendendo tutto il complesso, Antico Testamento e Nuovo Testamento. E quindi per noi la Bibbia cristiana comprende anche tutti gli scritti che dicono riferimento a Gesù. Quindi i Vangeli, gli Atti degli Apostoli, le lettere degli Apostoli e fino praticamente all'Apocalisse. Questa è la nostra Bibbia. Quindi non dite più a me piace il Vangelo ma non mi piace la Bibbia, perché il Vangelo fa parte della nostra Bibbia, a meno che diciamo non mi piace l'Antico Testamento, nel senso che è più difficile, va bene, questo è più che legittimo, eccetera. Questa è una prima precisazione. Seconda precisazione. Che cosa vuol dire il termine Bibbia? Da un punto di vista, potremmo dire proprio terminologico, cosa vuol dire il termine Bibbia? Il termine Bibbia, ecco che è il plurale greco di Biblion. Ora, Biblion vuol dire libro, Biblia vuol dire i libri. Quindi, di per sé, Bibbia, tradotto letteralmente, vuol dire i libri. Ecco, per noi la Sacra Bibbia è un libro, no? C'è sempre un libro. In realtà contiene una pluralità di libri, per questo si chiama Bibbia, Bibbia, i libri. Tanto è vero che quando ad esempio i lettori vanno a leggere la prima lettura, ad esempio incominciano a dire dal primo libro di Samuele, e quindi è un libro. Oppure ecco che uno incomincia a dire dal libro dell'Apocalisse, è un altro libro. Ecco, quindi si chiama Bibbia perché contiene una pluralità di libri. È abbastanza chiaro, preciso? Ok. A questo punto ecco che ci chiediamo che cosa sta all'origine della Sacra Scrittura, che cosa sta all'origine della Bibbia. O detto in altri termini, possiamo accettare quella definizione che qualcuno ha dato della religione cristiana è come una delle religioni del libro. Quando si dice religione del libro, vuol dire che all'origine appunto di quella fede, di quella religione, sta un libro sacro. Ora, è indubbio è che per noi cristiani il libro della Sacra Scrittura è fondamentale. Ma attenti bene, è che la fede cristiana non nasce da quel libro. Nel senso che l'origine della fede cristiana e quindi della religione cristiana non è un libro. Di per sé neanche la religione ebraica ha come origine un libro. Si potrebbe discutere per quanto riguarda l'Islam, i musulmani, per il fatto che secondo una tradizione, anche se non è accettata da tutti gli islamici, ecco che il Corano sarebbe stato dettato dall'angelo direttamente a Maometto. E quindi Maometto scriveva sotto dettatura. Ed è per questo che allora il Corano non può essere toccato,
di per sé non può essere neanche tradotto. I musulmani non vogliono la traduzione del Corano, perché quella lì è esattamente la parola detta da Dio e quindi rimane così come l'ha detta. Quindi da questo punto di vista potremmo anche dire, anche se non so se tutti i musulmani accetterebbero questa definizione, che comunque l'Islam è più una religione del libro. Per noi cristiani, così come per gli ebrei, ecco che all'origine della nostra fede, della nostra storia cristiana, non ci sta un libro, ci sta un'altra cosa, che possiamo sinteticamente dire ci sta la rivelazione di Dio. La pretesa della religione cristiana è proprio di essere una religione rivelata. Cosa vuol dire? Che non è frutto della ricerca dell'uomo, perché dentro l'uomo c'è un senso religioso, tutti gli uomini, che poi lo si metta a tacere oppure che si dia a questo senso religioso una risposta diversa, questo è tutto un discorso aperto, però dentro c'è una ricerca. La ricerca di dare senso alla vita, la ricerca di qualcuno che ti permette di affrontare la morte senza disperarti, perché ti garantisce che ti prende per mano quando tu non sei più in grado di fare niente. C'è questa ricerca. Ecco, la religione cristiana non è il frutto di una ricerca umana, ma questa è la pretesa, è il frutto della rivelazione di Dio. È il frutto della rivelazione di Dio. A questo punto, evidentemente io potrei dirvi che cos'è la rivelazione e dirvi tutte le definizioni e le descrizioni. Preferisco però partire da un'esperienza concreta di rivelazione di Dio e a partire da quell'esperienza provare insieme con voi a cogliere quali sono gli aspetti costitutivi del rivelarsi di Dio. Ecco, prendete allora il secondo foglio, non quello della preghiera, è quello relativo all'incontro di questa sera. Vedete che sotto lo schema di ciò che sto dicendo ci sono i testi di riferimento. E il primo testo è dal primo libro di Samuele. Ecco, in questo testo ci viene raccontato il modo in cui Dio si è rivelato per la prima volta a Samuele. Allora proviamo ad ascoltarlo. Facciamo leggere una signora che ha la voce più squilla. Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La parola del Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti, e quel giorno avvenne che Eli stava dormendo al suo posto. I suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele ed egli rispose, «Eccomi!» Poi corse da Eli e gli disse, «Mi hai chiamato, eccomi!» Egli rispose, «Non ti ho chiamato, torna a dormire!» Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo Samuele. Samuele si alzò e corse da Eli dicendo, «Mi hai chiamato, eccomi!» Ma quello rispose di nuovo, «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire». In realtà Samuele, fino ad allora, non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo, «Mi hai chiamato, eccomi!» Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Egli disse a Samuele, «Vattene a dormire, e se ti chiamerà, dirai,
Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte. Samuele, Samuele. Samuele rispose subito: Parla, perché il tuo servo ti ascolta. Allora il Signore disse a Samuele: Ecco, io sto per fare in Israele una cosa che risuonerà negli orecchi di chiunque l'udrà. Vi invito innanzitutto a fare attenzione al versetto 7. Vedete che ci sono dei piccoli numerini scritti in rosso. Ecco, il versetto 7, dove ci dice: In realtà Samuele, fino ad allora, non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Vuol dire che questa è la prima esperienza del rivelarsi di Dio a Samuele. Samuele si trova impreparato, perché non gli è mai successo, e confonde quello che sente durante la notte. Lo sente con gli orecchi, lo sente nel cuore, questo non lo dice e non ci interessa più di tanto. Però non riesce a capire che è il Signore che lo chiama. Tanto è vero che va dal sacerdote, e lì convinto che fosse il vecchio sacerdote che lo stava chiamando. Mentre invece, poi il testo va avanti e si dice è che allorché Samuele, aiutato da Eli, dice a Dio: parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta, allora ecco che Dio si rivela a Samuele. Ecco, adesso vi lascio qualche minuto, potete anche confrontarvi a due oppure personalmente. Provate per piacere a rileggere questo brano, e dentro di voi ciascuno provi, oppure confrontandosi, a rispondere a questa domanda. Secondo questo racconto, in che cosa consiste la rivelazione, l'avvenimento della rivelazione di Dio a Samuele? Quali sono gli aspetti costitutivi di questo rivelarsi di Dio a Samuele? D'accordo? Ecco, allora provate a rileggere e poi ci confrontiamo. Oh, potete anche confrontarvi e parlare tra di voi.
hai finito, Lucia, di leggere? No, scherzo. Ok. Visto che registro abbiamo tenuto il micro. C'è io. Allora, a me ha colpito quando che Samuele si è reso conto, quando è andato da Eli, dice: ma cosa succede qui? Continua a chiamarmi e non ho ancora capito che Dio che chiama. Ok, quindi è stato aiutato da qualcuno che aveva più esperienza di lui in rapporto a Dio. Altri quali sono, ripeto, secondo voi, gli aspetti costitutivi del rivelarsi di Dio a Samuele? Che Samuele deve essere pronto a servirlo, infatti quando lo chiama le prime volte comunque non è ancora pronto ad ascoltarlo e quindi appunto deve aspettare di essere pronto per capire e ascoltare il Signore. Anche questo è importantissimo. Avete notato, brava, avete notato che Dio parla a Samuele soltanto quando Samuele è in grado di ascoltarlo e di riconoscerlo. Nello che prima lo chiama, quando invece Samuele dice parla perché il tuo servo ti ascolta, allora dice: e il Signore gli disse. Per dire che Dio non parla, Dio non si rivela se non c'è appunto qualcuno che apre il suo cuore per accoglierlo, per ascoltarlo. Soltanto quando tu gli dici: ecco, parlami, allora lui parla. Quindi anche questo è importante. Altri aspetti? Anche tu avresti detto quello, va bene. È Dio che prende l'iniziativa, sembra, no? Quindi che si fa sentire. Però chi riceve questa parola non ha le idee chiare in quel momento, quindi ha confusione dentro di sé e quindi ha bisogno di una mediazione, ricorre a Eli. Certo, anche questo è importante. Per il fatto che ci dice che in pratica Dio parla a Samuele, attenti bene, non perché Samuele è già pronto. Dio decide di parlare, di rivelarsi a Samuele, non perché Samuele abbia delle particolari caratteristiche, doti. Non sappiamo neanche se fosse buono, bravo, santo. Qui abbiamo a che fare con la libertà di Dio. Giustamente dice, l'iniziativa di Dio. Perché ha scelto Samuele? Boh, perché ha deciso così. Il fatto che abbia parlato a Samuele, che non era neanche in grado di riconoscerlo, è la prova più evidente, è che è lui che prende l'iniziativa e appunto si rivela a chi lo ritiene più opportuno, senza che noi siamo in grado di sapere il perché. La libertà di Dio nel rivelarsi come, quando e a chi vuole. Dobbiamo rispettare. Sentiremo il testo della Dei Verbum, che è la Costituzione dogmatica sulla rivelazione del Concilio Vaticano II, che parlando di rivelazione comincia così: piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso. Piacque, bellissimo. Cioè, perché si è rivelato? Perché gli è piaciuto. Che dentro di sé ha provato il gusto, la bellezza di parlare, di rivelarsi all'uomo. Benissimo, abbiamo trovato alcuni aspetti, abbiamo trovato che Samuele è in grado di ascoltare perché c'è qualcuno che lo aiuta, abbiamo scoperto che Dio si rivela soltanto quando l'uomo è disponibile ad accoglierlo, a riconoscerlo, ad accettarlo. Abbiamo sentito che l'iniziativa però è di Dio ed è un'iniziativa misteriosa, non sappiamo perché sceglie proprio questo, però c'è ancora qualcosa. Lo chiama per nome, quindi gli fa capire che lo conosce, che c'è già da parte di Dio una conoscenza. Si mettono le mani di Dio.
ma mi interesserebbe che facessimo attenzione allora a come Dio si rivela anche nella penombra, nel silenzio. Vediamo se ci arriviamo. Ok. Il testo comincia con la descrizione di Samuele che serviva, ma dice: la parola del Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti, quindi Samuele non poteva avere neanche l'esperienza di qualcuno che parlava di questo. Eventualmente dopo dico due parole su questo. Poverino è vecchio. Sì, è vecchio. Aveva bisogno anche lui del badante, va bene? Sì, era così, povero vecchio Eli. Era saggio, esatto. Certo, sì. Ascoltate, il versetto, secondo me, più significativo è il versetto decimo. Guardate il versetto decimo. Perché è il versetto che ti dice esattamente cosa succede quando Dio si rivela. Versetto decimo. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte. E dopo che Samuele risponde, e il Signore disse. No, non tanto questo. Il fatto che quando Dio si rivela, in pratica non parla a distanza. Quando Dio si rivela, entra nella storia dell'uomo. Si fa vicino. Venne il Signore. Venne il Signore. Si fa accanto all'uomo. Stette accanto a lui. Quindi vuol dire che dentro questo intervento di Dio c'è il desiderio di stabilire una relazione stretta. Stette accanto a lui, lo chiamò per nome e gli disse. Ecco, questa è una descrizione meravigliosa della rivelazione. Potremmo allora definire così, alla luce di questo testo. In pratica la rivelazione di Dio è questo intervento di Dio nella storia dell'uomo, mediante il quale Dio si fa accanto all'uomo, entra in relazione con lui e gli parla. Questa è la rivelazione. Non dimentichiamo. Cioè, la rivelazione non è semplicemente un insieme di verità che Dio ci fa conoscere. Perché se fosse soltanto per questo, poteva preparare il suo libro in cielo, lasciarcelo giù e lì c'è tutto. E invece no. Quando Dio si rivela, ecco che viene, si fa accanto, ci chiama per nome e ci parla. Ha instaurato un'empatia. Come parla bene lei, signora Lucia. Ha instaurato un'empatia, ecco. Sì, chiamavo rapporto, chiamiamo relazione. No, no, va bene. E guardate, questo è importante, perché ci dice che non c'è nessuna rivelazione di Dio senza che si stabilisca una relazione. Anzi, lo scopo della rivelazione è proprio questo. È Dio che vuole entrare in relazione. Ecco perché allora non parla, non si comunica fino a quando tu non sei aperto. Va bene? Allora, ripeto perché questo secondo me è importante. Che cos'è la rivelazione di Dio? Che, ripeto, sta all'origine non solo della Sacra Scrittura, ma anche della nostra fede. Vi ho detto che cosa sta all'origine? All'origine ci sta la rivelazione, che potremmo dire è un avvenimento. All'origine abbiamo degli avvenimenti mediante i quali Dio entra
nella storia degli uomini, si fa accanto, stabilisce una relazione e poi certo dice anche qualcosa. È chiaro a tutti questo? Tutti chiaro? Ecco, adesso riprendiamo quello che diceva Fausto. Sul fatto che il testo al versetto 1 dice «La parola del Signore era rara in quei giorni». In altri termini, ecco che il testo ti fa capire che ci potrebbe essere un'immagine che è capace di sintetizzare tutto quello che noi abbiamo detto a proposito della rivelazione. E questa immagine è la parola. Da questo punto di vista potremmo dire la rivelazione di Dio è la parola di Dio. Purché al termine parola diamo tutto il significato pregnante che ha anche nella nostra esperienza umana. E difatti, perché parliamo secondo te? Per farci capire. Perché parliamo? Per essere ascoltati. Anche questo è interessante. Quando uno parla, non parla al muro, altrimenti lo portano in pilastrone. Perché non parliamo al muro? Perché la parola di per sé tende alla reciprocità. Cioè, io parlo con qualcuno perché mi aspetto una risposta. E quindi, in qualche maniera, è per stabilire una relazione più o meno profonda. Ecco perché non parlo col muro. Va bene? Ma oltre a questo, a cosa serve la parola? Hai detto? Avete sentito? Usiamo la parola per conoscerci, cioè è per esprimere me stesso, per capire meglio che cosa ho dentro. Brava! E cioè, la parola non ha soltanto una funzione, potremmo dire, informativa, non ha soltanto la funzione di spiegare qualche cosa, di dire qualche cosa, ma ha anche questa funzione di dire noi stessi. Tanto è vero che se voi, ad esempio, volete conoscervi un po' di più, oppure vi accorgete che c'è qualche cosa che una volta di tanto vi disturba, che ne so io, andate quando c'è buio e giù al piano terreno, se abitate al primo piano, e quando c'è buio avete paura. E uno dice, ma perché ho paura? Vorrei capirlo. E allora andate dal medico e dice, potrebbe essere utile se vuoi che tu vada dallo psicologo. E allora lo psicologo, ovviamente se è bravo, vi può aiutare. Perché se non è bravo vi rovina, va bene? Ecco, importante dirlo. Però se voi andate dallo psicologo, la prima cosa che vi dice, cominci a parlare. E tu dici, ma di che cosa? Quello che le passa per la testa o quello che vuole. E cioè, non gli interessa cosa dici. È importante che tu incominci a parlare. Perché? Perché senza che noi ce ne accorgiamo, quando parliamo, tiriamo fuori noi stessi. Tiriamo fuori le nostre ansie, le nostre paure. Cioè, la parola esprime noi stessi. Non dice semplicemente qualcosa al di fuori, ma dice prima di tutto noi stessi. Ovviamente, queste due funzioni, la funzione che potremmo chiamare informativa, mediante la quale diamo delle informazioni, e la funzione invece attraverso la quale esprimiamo noi stessi, varia a secondo dei contesti. Ad esempio, quando Don Alberto andava a scuola all'università di matematica e il professore
gli spiegava, scusa se dico una banalità, caro Albertino, spiegava, non so, i teoremi, tutte quelle cose lì. È ovvio che non ci teneva più di tanto a esprimere se stesso. Cioè, lì la parola era soprattutto informativa, dare delle nozioni. Anche se uno sta attento dal come lo dice, eccetera, uno capisce, ad esempio, se mentre te lo dice quello là, te lo dice volentieri, è contento, ha passione, non ha passione. Quindi, in qualche maniera, esprime sempre se stesso. Questo nel linguaggio del professore di matematica. Se però ci riferiamo invece al linguaggio che viene utilizzato tra innamorati, ci accorgiamo che le cose sono un po' diverse. Perché lì ci accorgiamo che le parole che si dicono, può anche darsi che a prima vista sembrerebbero essere delle parole che dicono qualcosa oppure danno delle informazioni. Ma dietro quelle parole ti accorgi che alla fin fine c'è sempre soltanto la stessa cosa, e cioè esprimi esattamente il tuo amore per l'altro. E cioè le parole degli innamorati dicono chi parla. È un modo come un altro per trasmetterti all'altro, per chiedere all'altro ospitalità nel suo cuore. Cioè in quelle parole ci sei tu, non è un'informazione estranea che non ti tocca, ma è l'espressione di te, del tuo amore, del tuo desiderio. Non me ne intendo molto. È così? E lui mi dice di sì, bravo, meno male. Anche il ricevente, certo, certo, meno male, meno male. A tal punto, che quando due si vogliono bene, a volte ci si limita semplicemente a dire si parlano. Ad esempio uno dice, ma ora che è già da 2 anni che Piero parla alla regina, va bene? E qualche stupido dice, ah sì, cosa si dicono? E dice, ma che stupido, cosa c'entra, cosa si dicono? E cioè, nel fatto del parlarsi, tu percepisci già che lì c'è una relazione. E questo vale anche per marito e moglie, per le famiglie. Quando tra i coniugi si parla poco, oppure addirittura c'è il silenzio, vuol dire non che non abbiamo niente da dire, ma vuol dire che la relazione non funziona. Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Non è così. Ecco perché primo versetto di questo capitolo terzo dice: la parola del Signore era rara in quei giorni. E cioè Dio parlava poco. E uno dice, perché parlava poco? Non aveva niente da dire. No, se permettete un'espressione, si dice antropomorfica, cioè parliamo di Dio con dei termini umani, era arrabbiato. E quando appunto uno è arrabbiato, come il marito che è arrabbiato con la moglie, il parla mia tata, la mia voglia di parlare. O viceversa, o par condicio, lo teniamo sempre. Perché era arrabbiato Dio? Perché nel capitolo precedente si dice che i due figli del sacerdote Eli, Cofni e Pinchas, non camminavano secondo il volere di Dio. Non si comportavano bene e Dio non poteva essere contento. Perché si dice che questi figli di Eli, che anch'essi stavano nel Tempio come sacerdoti, ecco che non ci tenevano tanto al culto, alla gloria di Dio, ma ci tenevano alla propria pancia. E allora quando la gente andava a offrire gli agnelli, i capretti, ecco che appena la gente spariva, prendevano tutto e andavano a banchettare. Va bene, questo facevano i figli di Eli. E come te lo dice la Bibbia, che Dio è arrabbiato? La parola di Dio era rara, parlava poco.
Ora, quando noi diciamo la rivelazione quindi è la parola di Dio, dobbiamo stare attenti a non cadere immediatamente nell'equivoco di pensare è parola di Dio, nel senso che ciò che Dio dice, ciò che Dio ci insegna, è come appunto se la parola di Dio avesse prima di tutto o soltanto una funzione informativa che ci dice che cosa ha da insegnarci, che cosa vuole che noi facciamo, eccetera. Per il fatto che invece, quando diciamo la rivelazione è parola di Dio, dobbiamo sempre pensare, è Dio che parla all'uomo. E quindi, attentamente, dobbiamo recuperare sempre quello che abbiamo visto a proposito di Samuele, e cioè è Dio che entra nella storia di un uomo o di più uomini, ecco, che si fa vicino a lui e gli parla, mettendosi in relazione con lui. Questo è l'aspetto più importante. Da che cosa lo deduciamo? Lo deduciamo dal fatto che la Bibbia qualche volta ci dice che Dio parla e lo annuncia come una bellissima notizia, ma poi non ci dice che cosa dice. Nel senso che per la Bibbia è importantissimo già il fatto che Dio parli, esattamente come tra marito e moglie, che si parlino. Perché se non parla, di che cosa ha paura l'israelita? Sappiate che l'israelita non ha paura di un Dio che interviene a minacciare i castighi. Questo non gli fanno paura, perché comunque Dio parla. Quello che fa paura all'israelita è il silenzio di Dio, quando Dio non parla. Ecco, però, quando Dio non parla, questo è il dramma. Prendete per piacere il Salmo 28, girate dietro. Vedete che dice, a te grido, Signore, mia roccia, con me non tacere. Se tu non mi parli, sono come chi scende nella fossa. Qui abbiamo uno, attenti bene, che fa una preghiera che è un grido. Quindi vuol dire che è una preghiera drammatica. Ma che cosa chiede? Semplicemente che Dio gli parli. Non gli interessa che cosa gli dirà, al limite se lo rimprovera, se lo minaccia. Importante che parli, perché dice, se tu non mi parli, io sono come chi scende dalla fossa, e cioè io sono già morto, perché la percezione che tu non mi sei più amico, che tu non sei più in relazione con me, questo mi impedisce di vivere. Io non posso vivere nella certezza che tu mi hai tagliato fuori dalla tua relazione. Capite che è importante la relazione che Dio stabilisce nel parlare, prima ancora di sapere quali contenuti, quali verità, che pure sono importanti, ma vengono dopo. Altro esempio, Luca capitolo 3, versetti 1-3. Ecco, leggi ancora tu, Ale. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide e Lisania tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa. La parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Ok, grazie. Certamente avrete notato la grandiosità dell'introduzione dal punto di vista storico che l'autore fa. Addirittura tira in ballo l'imperatore, per dire che qui abbiamo a che fare con un avvenimento di portata storica che non riguarda semplicemente Israele,
ma riguarda tutto il mondo, perché allora l'impero romano era percepito un po' come tutto il mondo. E avete notato che si dice nell'anno quindicesimo. Il che significa? È che, come dicevamo prima, a proposito anche di Samuele, la rivelazione o parola di Dio è Dio che entra nella storia. Ma se entra nella storia, devi anche poter dire in che anno siamo. È perché la storia è fatta di anni. Ecco, per dire, qui abbiamo la conferma che quando Dio parla, entra effettivamente nella storia in un determinato momento della storia, nell'anno decimo quinto dell'impero di Tiberio. E poi, mentre Ponzio Pilato, eccetera, eccetera, vengono elencati i tetrarchi, i sommi sacerdoti, ma qual è questo avvenimento di portata storica? Cioè, cos'è che è successo alla fin fine? Oh, cos'è che è successo? La parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Cioè, Dio ha parlato a Giovanni Battista. Questo è il grande avvenimento. Cioè, per la Sacra Scrittura, dopo il secolo in cui il silenzio di Dio si era fatto sentire, adesso ha ripreso a parlare. Questo è un grande avvenimento. E l'importanza è che Dio ha ripreso a parlare. Tanto è vero, se noi ci chiediamo, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. E che cosa gli ha detto? Oh, che cosa gli ha detto? No, non gli dice. Qui il testo non ci dice che cosa ha detto Dio. Non, ad esempio, non succede quello che è successo appunto è con Samuele. E il Signore gli disse: ecco, io sto per fare in Israele una cosa. No, qui si dice la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Cioè, certo, guardando la predicazione di Giovanni Battista, noi possiamo anche sapere che cosa Dio gli avrà detto. Però è interessante. Qui la sottolineatura è sul fatto che Dio ha parlato. Questo è un avvenimento grande. Tutto questo per dire che la nostra tentazione è di andare a cercare l'aspetto delle verità, l'aspetto dell'informazione, l'aspetto delle indicazioni anche operative, cosa dobbiamo fare, non deve essere il primo scopo quando ci mettiamo ad ascoltare la parola di Dio, che ad esempio ci viene trasmessa attraverso la Sacra Scrittura. Poi arriveremo a notare come si passa dalla rivelazione alla Sacra Scrittura. Allora, io vi posso dire una cosa di questo tipo. Non lo so, se voi cercate di fare un po' tutti i giorni un momento di ascolto dalla parola di Dio attraverso la Sacra Scrittura. Allora, io vi posso confessare che, vabbè, cerco di farlo tutti i giorni, però onestamente vi devo dire che qualche volta io non riesco a tirar fuori niente. E cioè, se tu mi dici, ma che cosa dice questo brano? Cioè, che quali insegnamenti contiene questo brano? Io vi dico, non lo so, non l'ho capito. Però una cosa so, che questa parola non è una parola qualunque, è la parola di Dio. E quindi vuol dire che è carica della presenza di Dio. E quando io sto lì ad ascoltare quella parola che mi viene trasmessa dalla Bibbia, avviene anche per me quello che è avvenuto a Samuele. Venne il Signore e stette accanto a lui, lo chiamò per nome e gli parlò. E io vi posso garantire che anche se non sempre riesco a percepire l'insegnamento che mi dice quella parola, però per me è di una gioia grande. E cioè sapere che all'inizio di quella giornata Dio ha perso tempo per me e con me.
e Dio ha accettato di farsi vicino a me. Guarda, questo è importante. Cioè percepire innanzitutto una presenza, quando ascoltiamo la parola, una presenza di Dio che si fa vicino, che ti dice, sono qui. Poi durante il giorno ti può succedere anche qualche cosa. Però tu dici, però tu Signore sei con me. Perché questa mattina mi hai garantito la tua presenza, la tua vicinanza. Vorrei che questo sarebbe importante anche per i catechisti. Anche qui sono entrato, non qui a Lino, in un'altra parrocchia, sono entrato in un gruppo di catechismo, la catechista, che tra l'altro era brava, no? Dice, ecco adesso leggiamo questo brano del Vangelo. Legge il brano e poi dice, incomincia a dire a uno, ascolta tu Marco, che cosa ci vuole insegnare il Signore con questo brano? Poi un altro e così via. Alla fine del tutto mi dice, cosa dice Don Renato? Guarda, io ti rispetto, però secondo me hai rovinato tutto. Come hai rovinato tutto? Eh sì, perché hai dimenticato la cosa più importante. La cosa più importante era aiutare quei ragazzi a capire che attraverso quella parola lui stava lì con loro. Lui si metteva in relazione con loro. Lui perdeva tempo, aveva tempo per loro. Questa è la cosa più importante. E invece subito preoccupati di sapere che cosa insegna. Ecco perché ho insistito sul fatto che molte volte la Bibbia dice che Dio parla e poi non ci dice che cosa afferma, che cosa insegna. Perché non è così importante quanto il fatto che parli. Perché se parla, viene il Signore, sta accanto a te e ti chiama per nome. Capite che questa è la cosa più importante. La stessa cosa vale anche quando siamo in chiesa, che ascoltiamo quella parola. E alla fine si dice parola di Dio. E uno subito comincia a dire, ma cos'è che mi ha insegnato questa parola? E non siamo capaci di godere del fatto che invece attraverso quella parola Dio è lì, Dio è lì con te, Dio è lì con la sua comunità, stabilisce una relazione, è contento di stare con la comunità. Va bene? Bisogna crederci. Va bene. Ecco, allora, ci siamo chiesti che cos'è la Bibbia e ci siamo accorti che all'origine della Bibbia ci sta la rivelazione di Dio. La rivelazione di Dio che va intesa appunto come questo Dio che entra nella storia dell'uomo, si mette in relazione con l'uomo, si avvicina a lui e proprio per questo ecco che l'immagine attraverso la quale potrebbe essere descritta la rivelazione è l'immagine della parola. Rivelazione di Dio o parola di Dio è la stessa cosa. Guardate, questo è importante. Ma una parola che va colta in tutta la sua pregnanza, non semplicemente nell'aspetto, ripeto, informativo di insegnamento, ma anche nell'aspetto espressivo di sé, comunicativo, relazionale, di qualcuno che si mette in relazione, che si mette in relazione familiare. Ecco, giustamente hai detto a proposito di, stiamo andando verso la fine, hai detto a proposito di Samuele, che Dio parla a Samuele, si rivela a Samuele soltanto quando Samuele è aperto e dice parla, che io ti ascolto. Vuol dire che Dio non si rivela se non c'è l'apertura da parte dell'uomo, la disponibilità ad ascoltare. Ora, questo ascoltare il Dio che parla, sapete come lo chiama la Sacra Scrittura? Lo chiama la fede. La fede è la risposta al rivelarsi di Dio. Dio parla e nella fede uno ascolta.
Ma attenti bene che anche qui uno ascolta in senso forte. Ad esempio, quando un genitore dice questo figlio non mi ascolta, cosa intendi? I tuoi figli ascoltano tutti. Quando insomma questo figlio non mi ascolta, pensa ad altro, perché è lontano. Allora vuol dire che sente ma non ascolta, e non si apre all'ascolto. Ma guardate, quando uno dice questo figlio non ascolta, vuol dire anche che non obbedisce, non mi obbedisce mai, non ascolta mai, non mi ascolta. Allora, che cos'è da questo punto di vista la fede? È questo ascoltare il Signore che ti parla, dargli fiducia, e quindi siccome gli dai fiducia, ecco che poi operi, obbedisci e operi secondo quello che ti chiede, ma perché sei entrato in rapporto di fiducia. Ecco, allora è importante, non c'è rivelazione senza la fede. E non dobbiamo mai dimenticare è che l'accoglienza da parte dell'uomo, quindi questa risposta di fede da parte dell'uomo, entra come elemento costitutivo nella rivelazione, nell'avvenimento della rivelazione, a tal punto che se viene meno non c'è più la rivelazione. Volete un esempio molto concreto? L'angelo Gabriele fu mandato una vergine che si chiamava Maria. E allora gli dice quello che Dio vuole comunicargli. Questa chiede qualche spiegazione. E poi dice, sono la serva del Signore. Soltanto in quel momento avviene l'incarnazione. Nel senso che finché questa creatura umana non dice di sì al progetto di Dio, il progetto non si realizza. La stessa cosa è nella rivelazione. E cioè, proprio perché Dio non parla al muro, come neanche noi parliamo al muro, Dio può parlare, può comunicarsi soltanto laddove c'è qualcuno che è disposto ad accogliere, ad ascoltare. E la Sacra Scrittura che ci trasmette la rivelazione di Dio, attenti bene che di per sé non è la pura parola di Dio, ma è la parola di Dio già accolta nella fede di qualcuno, il quale l'ha accolta, l'ha fatta propria e poi ce l'ha trasmessa. Ma ce l'ha trasmessa così come lui l'ha accolta e vissuta. Visto che non c'è rivelazione di Dio senza la risposta. E quindi la Bibbia che ci trasmette i vari momenti della storia di rivelarsi di Dio ci viene trasmessa non come la semplice parola di Dio, ma la parola di Dio che è già stata accolta, meditata, fatta propria e poi trasmessa. Ecco, a questo punto, in forma di sintesi, possiamo leggere quanto dice la Dei Verbum, che vi ho già detto prima, è la costituzione dogmatica sulla divina rivelazione del Concilio Ecumenico Vaticano II. Il Concilio Ecumenico Vaticano II si è tenuto dal 1962 al 1965. Uno dei documenti più importanti di questo concilio è proprio la Dei Verbum. E a proposito della rivelazione, è soprattutto il numero 2 che è molto significativo. Piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza, rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo Verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della divina natura.
Avete notato che comincia con quel piacque, ecco la libertà di Dio. La rivelazione è frutto della libertà d'amore di Dio. E ci accorgeremo anche perché c'è questa insistenza sulla libertà immediatamente dopo. E qui appunto la Dei Verbum dice che è piaciuto a Dio fare che cosa? Rivelare. Ma dice che prima di tutto, prima ancora di rivelare qualcosa, rivela se stesso, rivelarsi in persona. Quindi prima di tutto esprime se stesso, rivela se stesso, ci fa conoscere il suo volto, ci comunica se stesso. E poi però dice anche che ci fa conoscere qual è il senso della storia. È il motivo per cui Dio ci ha creato. Ci fa conoscere dov'è che stiamo andando. Qual è lo scopo del nostro esistere su questa terra. E questo è il mistero della sua volontà. Attenti bene che mistero della sua volontà equivale a piano o progetto di Dio. In che cosa consiste questo piano o progetto di Dio? Consiste nel fatto che gli uomini, per mezzo di Cristo Verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della divina natura. È meraviglioso. Attenti bene che Dio, nel suo progetto d'amore, non ha creato gli uomini per avere dei servi, non ne ha bisogno. Non ha creato gli uomini per avere degli adoratori, non ne ha bisogno. Ha creato gli uomini per renderli partecipi della sua vita. E questo io penso sia, o dovrebbe essere, il motivo fondamentale per cui due genitori mettono al mondo un figlio. Perché lo mettono al mondo? Per far vedere che loro sono capaci di generare, perché il non generare è sentito magari come quasi una specie di umiliazione. E per questo non penso. Penso che se due genitori mettono al mondo un figlio è perché sono contenti del loro amore e dicono che la vita è bella quando ci si vuole bene, e dicono: perché non rendiamo partecipi anche qualcun altro del nostro amore? E allora nasce un figlio. Ecco, Dio ci ha creato per questo. Semplicemente per condividere la sua gioia d'amore con delle creature. Non era obbligato, però gli è piaciuto, lo ha fatto. Per questo ci ha creato, non per altri motivi. Va bene? Che bontà. Ecco, detto questo, c'è questa meravigliosa descrizione che ci dice in che cosa consiste la rivelazione. Con questa rivelazione, infatti, Dio invisibile, nel suo grande amore, parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Bellissimo. Leggetelo bene. Con questa rivelazione, Dio invisibile, nel suo grande amore, parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Avete notato che non dice: con questa rivelazione Dio insegna agli uomini qualche cosa di importante, le verità importanti. Anche se vi ho detto, è vero che c'è dentro anche questo. Ci ha insegnato qual è il senso della vita, ci ha insegnato qual è il volto di Dio, va bene. Però dice che lo scopo primario è un altro. Con questa rivelazione Dio invisibile, nel suo grande amore, parla agli uomini come ad amici. C'è stata una discussione abbastanza consistente tra i padri conciliari a questo proposito, perché c'era qualcuno che diceva: ma forse è meglio dire nel suo grande amore parla agli uomini come a suoi figli. E invece poi è prevalso questo: parla agli uomini come ad amici.
per dire che il criterio per capire bene la rivelazione è l'amicizia. Che differenza c'è tra l'essere figlio e l'essere amico? Ok, eccolo qui. Gli amici li scegli, i figli non li scegli. Oh, certo, ti apri alla vita, ma poi ti arriva, noi diciamo, la provvidenza, qui che non crede, il caso, diamo tutto quello che volete. Va bene. Mentre invece l'amico lo sceglie. E quindi qui si vuole sottolineare il fatto che qui abbiamo a che fare con una relazione che è possibile soltanto sulla base della libertà, della libera scelta reciproca, di un Dio che ti sceglie liberamente, non era obbligato. Piacque, ecco la libertà, piacque. E nello stesso tempo di un uomo che accetta liberamente. E così, proprio perché c'è spazio per la libertà, allora c'è spazio per l'amore. Se venisse tolta la libertà, non si può più parlare di relazione d'amore. Essendo invece lo scopo della rivelazione stabilire questa relazione, esige libertà. Allora è un amico. In questo caso, certo che anche, però in questo caso la libertà, scusate, la rivelazione avviene con gli amici, non tanto con i figli. E qui dice anche, questa è la rivelazione. Qual è lo scopo? Dice che si intrattiene con essi. Ecco, non dice soltanto che parla agli uomini, ma dice si intrattiene con essi. Vi ricordate? Venne il Signore e stette. Intrattenersi vuol dire stare lì, stette accanto a Lui. Si intrattiene con essi. Si intrattiene, sta lì volentieri a dialogare. Si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Lo scopo ultimo è la comunione. Lo scopo ultimo dell'amore, che cos'è? È l'unione. Lo scopo ultimo dell'amore è l'unione. Non è così? Ecco, anche Dio parla agli uomini come ad amici nel suo grande amore. Si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli alla comunione con sé, all'unione d'amore profonda. E concludo dicendo che alla luce di quanto abbiamo detto possiamo capire un po' meglio che cos'è l'Eucaristia, che cos'è la celebrazione della Messa. E difatti voi sapete che le persone che si vogliono bene cominciano a parlarsi, si parlano. Però quando questo rapporto d'amore è diventato un po' particolarmente intenso, le parole non bastano. E l'amore va espresso in un altro modo. Allora uno dà un bacio e altri gesti. Un dono, un regalo. Ma pensiamo all'amore coniugale. E lo scopo ultimo, no? Cioè dove l'amore tende, quando è amore profondo, vero, è l'unione. Il dono totale dell'uno per l'altro. Se permettete, ovviamente con rispetto per il sacramento dell'Eucaristia che porta dentro di sé non la presenza di un uomo o di una donna, ma la presenza di Dio e dell'uomo, in questo caso la comunità cristiana, però la dinamica è la stessa. Quando noi andiamo a messa e partiamo da casa, dovremo sempre dentro di noi dire: non vado a messa perché c'è il precetto, o vado a messa
perché oggi mi piace, oppure vado a messa perché oggi me la sento. Allora secondo me dovremmo, quando partiamo da casa, dirci vado a messa è perché c'è un amico che mi ha dato un appuntamento. La messa è l'appuntamento del Signore che ti dice: guarda che io domenica vorrei incontrarti. E quando arriviamo, i due, Dio in Gesù Cristo e la comunità, innanzitutto incomincia nella prima parte, dopo che la comunità si rende conto che non avrebbe nessun diritto di accostarsi a Dio, non avrebbe alcun diritto di pretendere la relazione di Dio. Allora chiede perdono, per dire non sono degno. Però detto questo, i due incominciano a fare che cosa? I due si parlano, la liturgia della parola. E attenti bene che l'iniziativa è di Dio. Allora prima lettura, parola di Dio. Cioè Dio ti ha parlato, Dio ha parlato a questa comunità. E allora la comunità che cosa fa? Risponde. Ecco il salmo responsoriale. Ecco perché non è opportuno che chi legge la prima lettura faccia anche il salmo. Perché di per sé la lettura esprime il Dio che parla. E il salmo responsoriale è la comunità che risponde. Quindi sarebbe bene che fosse un altro che a nome della comunità. Va bene? La risposta. Perché Dio non parla se non c'è la risposta. Poi c'è la seconda lettura. Di nuovo, Dio parla. E a questo punto scoppia il canto di gioia. Alleluia! Dio ci ha parlato. E adesso ci parla attraverso Gesù, che è il modo massimo, più completo di parlare di Dio. Perché è il Verbo fatto carne, la parola fatta carne. Allora l'alleluia, canto di gioia. E a questo punto subentra la predica o l'omelia. Chi attenti bene ha semplicemente lo scopo, attenti bene che qualche volta quando io predico mi tremano le gambe, perché sono cosciente della grande responsabilità che il Signore mi chiede, anche se poi mi salvo dicendo: Signore, mi hai scelto tu, io sono quello che sono, non è colpa io se mi hai scelto tu, quindi accettami come sono. Questo mi salva, però guarda che siamo coscienti noi preti della tremenda responsabilità. Perché l'omelia che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe fare riecheggiare quella parola di Dio per la comunità concreta. Cioè aiutare la comunità cristiana concreta a percepire quella parola come rivolta proprio a lei. Quindi è una specie di prolungamento della parola di Dio e che viene fatta riecheggiare da parte di colui che in quel momento presta la parola al Signore. E allora, ecco che dopo che appunto il Signore ci ha parlato, eccetera, la risposta da parte della comunità in che cosa consiste? Nel credo, credo in un solo Dio, per dire appunto sì. Ecco, io credo che tu, Signore, ci hai parlato e credo che tu, Signore, ci vuoi bene. Credo che sei Padre, Figlio e Spirito, cioè sei il Dio d'amore. Credo che tu ti sei fatto accanto all'uomo con tutta la storia della salvezza, dalla creazione fino esattamente al paradiso. È un grido, ma che esprime la fede. Come risposta, vi dicevo, non c'è rivelazione senza la fede. Eccolo qui. È Dio, no? Ci parla, si rivela. La risposta è la fede. Questa è la prima parte della messa, dove i due si parlano. Con l'offertorio comincia un'altra parte. E cioè i due, Dio e la sua comunità, si rendono conto che le parole non bastano. Bisogna che la parola lasci spazio
al gesto d'amore. Allora in questo caso incomincia l'uomo a fare un dono, l'offertore. Portiamo il piccolo frutto del nostro lavoro, della nostra fatica, portiamo lì, ho sentito una volta Don Alberto che diceva, portiamo lì tutte le nostre speranze, le nostre sofferenze, i nostri drammi, tutti quelli che ci hanno chiesto di pregare. Ecco, noi in quel pane e vino mettiamo lì tutto. Questo è il dono che noi facciamo per dire ti voglio bene. Così. E Dio risponde, trasformando quel dono esattamente nel dono totale di sé, dove non ti dà qualche cosa, ma ti dà se stesso. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo dato per voi. Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue versato per voi, perché scoppi l'alleanza e scoppi l'unione. Alleanza vuol dire questo, patto d'amore. Vi rendete conto? Allora, prima Dio ci parla, ma poi anche lui si rende conto che la parola non è sufficiente. E allora risponde al nostro dono con un dono più grande, e cioè ci dona se stesso, tutto se stesso, sapendo che non c'è amore più grande di chi dà la vita. In Cristo Dio ci dà tutto, non soltanto il 50%. D'altra parte però, ecco che anche nella celebrazione eucaristica il dono reciproco, quello di Dio è infinitamente più grande del nostro, poi alla fin fine tende alla... Cos'è che c'è dopo? Cos'è che tende all'unione? Alla comunione. Lo scopo ultimo dell'Eucaristia è esattamente l'unione, la comunione. E vi dicevo, questo è il cammino che è tipico degli innamorati, è tipico di un marito e moglie che si vogliono bene, si parlano e poi si fanno un dono e poi fanno l'unione. Nella comunione è così, ripeto. Paragone è poco rispettoso, è un po' audace, però mi premerebbe che andassimo a casa così. E perché vi dico questo? Perché mi è successo una volta, non qui a Leno, di incontrare un uomo che usciva dalla messa, era un mio collega che la celebrava, e gli dico, ah, sei andato a messa? Sì. E gli dico, hai incontrato il Signore? Boh. Cioè, nel senso che lui dice, sono andato a messa, cosa mi stai lì a chiedere se ho incontrato il Signore? Cosa c'entra incontrare il Signore? Come cosa c'entra? E cioè, attenti bene che il rischio a volte è che noi andiamo a messa, ma non ci rendiamo conto che lì c'è uno che ci vuole incontrare, che prima ci vuole parlare, poi ci vuole donare se stesso, poi vuole fare riunione con noi. Così che tu torni a casa che non sei più da solo, ma insieme con lui, perché con lui fai una cosa sola. Il corpo di Cristo, che è fatto del capo e del corpo. Capo è lui, noi siamo le membra, un unico corpo. Ecco, possiamo fermarci qui. Allora, se c'è qualche domanda, mi pare che 5 minuti o 10. Ok, sai già la risposta. Però magari può darsi che vada bene lo stesso. Noi adesso conosciamo quello che Dio ha detto a noi. Però mi chiedo, non sarebbe forse il caso che aggiungesse qualcos'altro ultimamente? Ok. Guarda che questa è una domanda molto importante, a cui però preferisco aspettare prima di dare una risposta. Nel senso che dovremo, proprio la volta prossima, capire in che senso Gesù Cristo è l'ultima parola di Dio, l'ultima rivelazione di Dio. Perché lui dice, ma perché non ci parla ancora oggi? Certo che ci parla,
cielo che ci parla. Ma attenti bene che quello che ci vuole dire oggi è già incluso lì dentro. Ed è per questo, attenti bene, che tutte le volte che nasce un problema nuovo all'interno del mondo o della Chiesa, che cosa fa la Chiesa? Non pretende dare a lei la risposta. Dice, questo è un problema nuovo. Che cosa ci dice la parola di Dio su questo tema oggi? L'unico è andare a rivederla, rileggerla tutta, rimeditarla. Per il fatto che se si dice che tutto quello che Dio aveva da dirci ce lo ha dato in Gesù Cristo, c'è già dentro tutto. Solo che noi lo scopriamo, man mano nascono i problemi, e però abbiamo la pazienza e l'umiltà di andare a riascoltare quello che ci dice il Signore. Ma nello Spirito Santo quella parola ci viene annunciata oggi. Per cui oggi il Signore ti dice quello di cui abbiamo bisogno, ma attraverso quella parola, non attraverso altre parole. Questo lo affronteremo la volta prossima, quando diremo appunto che la rivelazione di Dio in Cristo è definitiva, non ci sono altre rivelazioni. Per cui, qui anticipo anche una cosa, quando si dice, ad esempio, anche dei messaggi del Sacro Cuore di Gesù tramite alla Koch, oppure dei messaggi della Madonna, attenti bene che non aggiungo niente alla rivelazione di Dio, perché quella è già completa. Eventualmente ci possono aiutare a cogliere alcuni aspetti, ma non aggiungono niente. Guai se ci fosse qualcuno che pretende di aggiungere qualcosa alla rivelazione, perché vorrebbe dire che c'è qualcuno che è più grande di Cristo, e penso che non ci sia. Ok, altro. Oh, guardate che si spiega così perché nascono i nuovi dogmi. Perché uno dice, il dogma dell'Immacolata Concezione, nel 1850, è così, o 51? No, il dogma dell'Immacolata Concezione. No. 1854. Allora, dogma dell'Immacolata Concezione. Uno dice, ma come? Perché? Allora prima? Perché adesso? Per il fatto che man mano si è andata avanti nel corso della storia, la fede del popolo di Dio incomincia a far presente alcune cose, eccetera, eccetera. E allora la Chiesa dice, ma questa verità sul fatto è che Maria è stata concepita senza peccato originale, possiamo ritenere che sia contenuta nella rivelazione o no? Quindi non è che si aggiunga alla rivelazione, ma si tratta di vedere se è dentro la rivelazione. Ma uno dice, però c'era già dentro anche prima. Certo che c'era dentro, ma voi sapete che fino a quando non nasce la domanda, tu non puoi trovare neanche la risposta. E non lo so se avete l'abitudine di sottolineare i libri quando li leggete. È interessantissimo. Provate a prendere un libro che avete letto 5 anni prima e vi accorgerete che alcune sottolineature non vi dicono più niente. Dici, boh, perché avrò sottolineato? Mentre invece è incominciato a sottolineare qualcosa d'altro. Ovviamente il libro è ancora uguale. Cos'è che è successo? Che sei cambiato tu. E allora, adesso tu poni a quel libro domande nuove, problemi nuovi, e allora lui ti può rispondere. La risposta c'era dentro anche prima, ma prima mancava la domanda. Ecco, così sono anche i dogmi. Finché non nasce una nuova domanda, è il dogma, cioè la verità, rimane lì, ma nessuno se ne accorge che c'è. Ecco, c'è ancora mezza domanda. Allora concludiamo. 150 alludevo l'Immacolata Concezione. Era nel 50 quella. Ecco. Nel senso che io ho confuso tra
è Immacolata Concezione e Assunzione. Va bene. Ecco, allora adesso terminiamo con la preghiera che trovate dietro. E dove c'è il Salmo 119? Ecco, sappiate che il Salmo 119 è il più lungo di tutto il Salterio. È il più lungo. E io ho scelto solo qualche versetto. E questa sera ci soffermiamo sui primi 37 versetti, o meglio, dal 33 al 37. Allora ci alziamo e facciamo nostro. Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti, e la custodirò sino alla fine. Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, perché in essi è la mia felicità. Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso il guadagno. Distogli i miei occhi dal guardare cose vane. Fammi vivere nella tua via. Venga a me, Signore, il tuo amore, la tua promessa, secondo la tua promessa. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E se potete sedervi proprio mezzo minuto. E vedete che la Bibbia ebraica molte volte è citata anche nel Nuovo Testamento, ma non si dice l'Antico Testamento. Quando ad esempio domenica, ecco che Abramo risponde al ricco Epulone, che dice: manda Lazzaro a intingere, oppure manda Lazzaro a casa, perché dica ai miei fratelli di non venire in questo luogo. E cosa risponde Abramo? Hanno Mosè e i profeti. Attenti bene quando dice Mosè e i profeti. Fa riferimento alle due parti della Sacra Scrittura ebraica. Perché la prima parte viene detta i libri di Mosè o anche della legge. Va bene? I libri di Mosè o della legge. La seconda parte è quella relativa ai libri profetici, si chiamano appunto i profeti. Quando ad esempio sul monte Tabor e nella trasfigurazione appare, si dice, con Gesù, Elia e Mosè. Ecco, vuol dire che i rappresentanti dell'Antico Testamento sono lì per dirgli: ecco, adesso quello che noi abbiamo detto si sta compiendo. Però nella conclusione, ad esempio, del Vangelo di Luca, Gesù risorto dice, di fronte agli discepoli che sono titubanti, lui dice: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Legge di Mosè, profeti e salmi. Per il fatto che, secondo un'altra tradizione ebraica, si potrebbe distinguere la Bibbia ebraica non in due parti, ma in tre parti. La terza parte è costituita dai libri sapienziali, in modo particolare dei salmi, che invece, in un'altra tradizione, viene inclusa all'interno dei libri cosiddetti di Mosè o della legge, che racconta la storia di Israele. Perché i salmi, per buona parte, sono attribuiti a Davide e quindi li fanno rientrare lì dentro. Quindi, che sia una Bibbia dipartita o tripartita, sappiate quando nel Nuovo Testamento si dice la legge e i profeti, la legge e i profeti, i salmi, indica appunto tutta la Bibbia. D'accordo? Buonanotte e grazie.